ecco, quando Fondazione CRT, per cercare di costituire, dare una mano alla costituzione di quelle sezioni di collezioni di Rivoli e di Gam, che per certe ragioni avevano, come dire, avuto dei problemi. Rivoli, quando è nato con la possibilità di agire sul mercato e di collezionare, ma per un insieme di ragioni le disponibilità erano state modeste. Gam era in una fase nella quale, al di là dell'impegno straordinario della De Fornaris, diciamo, la dotazione di fondi propri per collezionare opere di artisti viventi era modesta, diciamo praticamente nulla. Allora, Fondazione CRT aveva avuto una proposta che veniva da un gruppo, Arte Giovane di Torino, che era di acquisire delle opere di artisti dell'arte povera. La Fondazione ha, come dire, se volete, rigirato la frittata e ha detto: il problema non è che Fondazione CRT compri delle opere, il problema è che i direttori dei due musei, Gam e Rivoli, siano messi in condizione di riprendere una politica attiva di collezioni. Quindi Fondazione CRT ha costituito un ente, una fondazione sull'arte moderna e contemporanea, che era composta sostanzialmente, in cui il ruolo centrale erano i direttori, allora Castagnoli e Ida Gianelli, di Gam e di Rivoli. Poi si è affiancato un comitato in cui c'era il direttore della Tate Gallery, Sir Nick Serotta, c'era David Ross, che era allora direttore a San Francisco, poi è stato sostituito dalla direttrice del Reina Sofia, e Rudy Fuchs, che a Torino aveva, come dire, avuto già un ruolo quando era nato Rivoli. Quindi cosa è successo? Fondazione CRT metteva dei quattrini, i direttori, discutendo con dei colleghi stranieri, valutavano che cosa fosse più importante, e Fondazione comperava per integrare le collezioni. Questa cosa, come sempre avviene, poi non sta ferma, evolve, e nell'evoluzione il ruolo è stato anche quello di promuovere e di sostenere il rapporto con dei soggetti, perché nel frattempo, e voi lo sapete, la città di Torino, accanto a Rivoli e a Gam, ha avuto prima Sandretto e poi le altre istituzioni, il PAV, il museo legato a Beatrice, insomma il museo la fondazione Berz e così via. Adesso io non la voglio far lunga perché sennò porto via tempo. Allora, io vorrei solo portarvi a una riflessione e do la parola. Cominciamo da te? Allora, benissimo. Io la riflessione che vi voglio fare è questa. A volte, anche magari nei giornali, si legge che il problema è che avere troppe istituzioni costa, bisogna avere un ente solo, che avere un ente solo si risparmia. Io vorrei portarvi a suggerirvi un ragionamento un po' diverso. La contemporaneità, la creazione di valore attraverso l'economia della conoscenza, non è più la struttura che c'era ai tempi della Ford o delle acciaierie Krupp, in cui l'efficienza era l'integrare in un'unica filiera tutta la catena. Oggi chiunque faccia automobili compra gli alzavetri elettrici dalla stessa ditta che li vende alla concorrenza, magari a seconda del modello cambia il designer e così via. Cioè, in realtà l'economia moderna è fortemente connotata dal concetto di rete. Il concetto di rete è un concetto importante perché è la relazione tra soggetti che non rinunciano alla loro identità, che quindi partecipano alla rete perseguendo, nel caso di un museo, una politica culturale, ma nello stesso tempo ritengono che il dialogo con soggetti diversi possa produrre iniziative, fatti e in qualche modo anche un arricchimento che in sé. Quindi l'idea di rete, se volete, è anche una componente banalmente egoistica, cioè io collaboro con altri non soltanto perché sono generoso e benevolo, ma perché da quella relazione io posso ricavare un risultato. Finisco con questo.
detto come battuta dell'industria automobilistica, è chiaro che ragionare come ragionava Ford o Krupp vuol dire che ad esempio tu ti prendi tutto il rischio della sperimentazione di cose nuove. Se invece tutti comprano gli alzavetri dalla stessa ditta, se qualcosa sugli alzavetri va storto, ognuno si prende pro quota un termine. Allora, come ci diceva anche Patrick Tuttofuoco ieri, una parte significativa dell'attività culturale è esplorare terre inesplorate, è in qualche modo rischiare, è spostarsi su terreni che non sono ancora consolidati. E quindi ecco che l'idea di rete è particolarmente significativa e dal mio punto di vista come modello molto più potente che non quello di dire basta che ci sia uno che comanda, tutti gli altri eseguono e la cosa è una meraviglia. In realtà non è così. Allora, ho già parlato troppo, ma direi che la parola questa sera cosa fate? Ve la passate? Io mi metto tra il pubblico e vi ascolto. Grazie. Spero di non far... Devo schiacciare qualcosa? No, niente. No. Spero di non far pasticci con il microfono, perché è la cosa per me più inquietante, parlare con un microfono davanti. Allora, benvenuti tutti quanti, è uno degli appuntamenti di questo programma che io trovo molto interessante, è un'occasione appunto per confrontarci su aspetti diversi. Negli incontri precedenti ci sono stati degli artisti, in questo caso, come Giovanni Ferrero introduceva, c'è un discorso diverso, nel senso che vorremmo presentare e riflettere con voi sul significato di questo network Zona Arte. Forse molti di voi ne hanno sentito parlare, altri ci conoscono bene perché frequentano i nostri musei. Vorremmo cercare di ripercorrere un po' questa storia mettendo in luce degli aspetti che forse nella quotidianità non sfuggono un po' alle persone che non approfondiscono più di tanto questo aspetto. Come diceva Giovanni Ferrero, nasce il network Zona Arte un po' da una sollecitazione che è arrivata dalla fondazione CRT, fondazione che per anni appunto ha sostenuto i musei e ha cercato di incentivare l'acquisto di opere d'arte. Vi ricordo che in un arco di tempo anche abbastanza ristretto sono state acquisite più di 300 opere. La direzione della GAM di Castagnoli si chiudeva con un catalogo in cui si mettevano, diciamo, in evidenza le acquisizioni non fatte per una fondazione o per un istituto, fatte appunto dalla fondazione CRT, ma per i musei di GAM e Rivoli, quindi un'attenzione per sviluppare il patrimonio della città, quindi un discorso culturale di arricchimento del nostro territorio di opere d'arte significative che da una parte appunto su Rivoli sviluppavano il discorso sull'arte contemporanea, quindi l'arte dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Rispetto alla GAM era un arricchimento di una collezione già importante, perché ricordo per chi non lo dimenticasse, una collezione di 45.000 opere che però negli anni aveva avuto delle battute di arresto, i finanziamenti non erano più quelli di una volta, per cui le direzioni e il comitato scientifico di un certo livello aveva rilevato delle lacune in alcuni, diciamo, momenti dello sviluppo dell'arte. Quindi l'acquisizione delle opere è stata un'acquisizione mirata, specifica, per rendere, diciamo, questa collezione ancora più interessante e significativa a livello culturale. Quindi un progetto culturale ampio, complesso, che vedeva il lavoro congiunto di direttori di musei, un comitato scientifico, la fondazione CRT che sosteneva tutto questo, però a beneficio della comunità, della collettività e quant'altro. Però poi nel passo successivo si è cercato forse di sviluppare un discorso anche più legato al un discorso di comunicazione con il pubblico, per far capire come
questa collezione e queste opere d'arte dei due musei potessero essere conosciute, si potesse incontrare i linguaggi dell'arte contemporanea con modalità diverse. E la Fondazione CRT ha avuto, diciamo, questa intuizione, questa bella idea per noi di raggruppare i dipartimenti educazione delle istituzioni già attive sul territorio, quindi naturalmente Rivoli, GAM, ma anche PAV, la Fondazione MERS, Sandra Ettore Baudengo, insomma le istituzioni che già operavano sul territorio, ma che lavoravano in alcuni casi per alcuni progetti, magari insieme, ma non in questo modo sistemico. E allora dare comunque un metodo di lavoro, spingere comunque le istituzioni a creare un accordo che fosse un accordo che continuativo nel tempo, che portasse comunque a discutere insieme i metodi di lavoro e le modalità migliori per comunque avvicinare pubblici diversi, perché il problema comunque delle istituzioni e non di qualsiasi tipo appunto è quello sempre di comunicare nel modo migliore quelli che sono i contenuti e usare l'arte con una funzione sociale che permetta a bambini, ragazzi, adulti, anziani e quant'altro di utilizzare le opere d'arte in modo diversificato, specifico, ma che sia per ognuno comunque una possibilità di arricchimento. Quindi allora dobbiamo per certi versi ringraziare questa opportunità, perché ha favorito il fatto che ci mettessimo tutti intorno a un tavolo e cominciassimo a ragionare su che cosa poteva essere un network. E poi in prima battuta appunto la Fondazione MERS ha dato la possibilità di utilizzare addirittura uno spazio, un luogo per organizzare una settimana intera di attività rivolte a pubblici diversi, quindi un'opportunità insolita, imprevista prima, e quindi un'occasione che è stata immediatamente colta dal Network Zone Arte. È stata colta e si è costituito quindi questo lavoro di gruppo che in prima battuta appunto è stato ospitato in maniera estremamente positiva nella Fondazione MERS, ha dato dei risultati estremamente significativi sia da un punto di vista numerico, ma noi siamo più attenti anche agli aspetti qualitativi dell'esperienza, e quindi le valutazioni di questa prima fase sono state così importanti da indurre comunque sia alla Fondazione CRT sia noi che eravamo intorno a questo tavolo continuare questo lavoro e utilizzarlo forse proprio come diceva prima Giovanni Ferrero, come luogo di riflessione congiunta su temi importanti che all'interno dei nostri musei affrontavamo ma in maniera diversificata, per poterli discutere insieme, far rete e poter sostenere anche un discorso di sostegno a un certo tipo di professionalità su cui noi continuiamo a portare avanti una ricerca che non ha trovato ancora un riconoscimento, che è un riconoscimento che dovrebbe essere, noi ci auspichiamo arrivi un riconoscimento legislativo, un riconoscimento che permetta comunque alle persone che come noi in questi anni hanno lavorato, ma quelle anche che si formeranno in futuro, di poter svolgere questo lavoro ogni volta adeguandosi alle esigenze che il tempo porterà rispetto all'interazione con le opere d'arte, ma che questo, diciamo, tipo di professionalità sia riconosciuto e incardinato in maniera, come dire, allo stesso livello delle altre figure professionali. Allora ho cominciato parlando di Zone Arte e poi sono venuta a un nocciolo che evidentemente in questo luogo dove si parla di lavoro può essere comunque un tema interessante, perché è appunto
appunto, viviamo in una società dove far rete è un elemento ormai imprescindibile, fondamentale. Il fatto di avere come appartenere a realtà diverse è per noi ed è stato comunque un elemento di aggiuntivo, un elemento di ricchezza che abbiamo cercato di mettere. Non è facile chiaramente lavorare insieme, però comunque se si riescono a superare determinati livelli, questo porta un arricchimento sicuramente sia alle istituzioni che comunque si aprono a un discorso non autoreferenziale ma condiviso con altre istituzioni, sia alle professionalità che lavorano all'interno di queste istituzioni, perché è comunque un lavoro che non si chiude di nuovo in se stesso, ma permette comunque una possibilità continua di elaborazione, di riflessione, di valutazione di problematiche che nel corso del tempo emergono. Infatti, e anche si parlava comunque delle nostre istituzioni, le nostre istituzioni sono molto diverse. Naturalmente, appunto, ci sono le fondazioni che sono nate nell'ultimo decennio, ma ci sono musei come il Castello di Rivoli e la GAM che hanno storie più, diciamo, radicate. Io posso parlare nel mio specifico. La GAM è un museo che ha più di 150 anni di storia, ha una collezione molto importante, ma è una storia che è una storia istituzionale che ha percorso dei passaggi diversi. Prima era completamente inserito nella organizzazione comunale, poi è diventato istituzione della città di Torino, poi fondazione. Questi cambiamenti gestionali hanno portato delle modificazioni all'interno comunque della struttura del museo, ma nello stesso tempo ci sono delle problematiche legate agli organici, quindi all'organizzazione del lavoro, che sono comunque delle problematiche ancora aperte. Allora, in questo senso un punto di riferimento sia per l'evoluzione di Zona Arte, e noi lo esplichiamo nei testi e nelle pubblicazioni, la pubblicazione che fa qualche mese sarà presentata, è stato anche comunque il riconoscimento che l'ICOM dal dopoguerra in poi ha riservato per i musei di diverso tipo, ma a livello internazionale, quindi una dimensione associativa a livello internazionale, che ha posto in alcuni casi alcuni elementi di riflessione sulle figure professionali. Ora questi, diciamo, la carta delle professioni museali possiamo considerarla qualcosa che ha fatto un po' il suo tempo e che sarebbe da rivedere, però è stato, diciamo, un punto anche questo di riferimento nel 2004 e poi successivamente nel 2006, come momento per far capire che comunque all'interno dei musei non esistono solo i direttori dei musei, i conservatori, ma ci sono altre figure professionali che lavorano e che devono comunque lavorare in armonia e nello stesso piano, considerate nello stesso piano delle altre figure professionali. Perché? Perché il museo, io ogni tanto uso questo per parlare con gli studenti, questa metafora, è come un ecosistema dove, se comunque c'è un equilibrio nell'organico, ci sono tutte le figure che svolgono determinate funzioni e che sono funzioni tutte importanti, lavorano bene, allora l'ecosistema riesce comunque a crescere e a non avere delle criticità. Nel momento in cui non viene riconosciuto un determinato lavoro, oppure ci sono delle problematiche, questo ecosistema incontra comunque delle difficoltà, delle sofferenze. Quindi Zona Arte è servito anche come spazio e luogo per un confronto professionale e un confronto sulle metodologie di
approccio con appunto pubblici diversi. Un approccio che appunto si è sviluppato nel tempo a partire dal 2010 e continua ancora oggi, per cui negli anni questa opportunità offerta dalla Fondazione per l'Arte CRT è stata un'opportunità non ha ripetuto ogni anno la stessa formula, lo stesso modello. Ogni anno si è modificato questo impianto aggiungendo ogni volta degli elementi che erano degli elementi aggiuntivi. Il primo anno sono stati 7 giorni di attività in un luogo specifico dove appunto le persone, i pubblici hanno incontrato l'arte, le opere d'arte attraverso delle attività. L'anno successivo l'edizione extra large, perché? Perché comunque Zona Arte, che ha la zona intesa come riferimento, il luogo, la città di Torino e il luogo limitrofo come punto di partenza, ha cercato comunque di un'espansione in altre comunque momenti e collocazioni. Il primo anno era concentrato in un luogo, il secondo anno abbiamo fatto una parte di attività alla gamma e poi si è pensato comunque di entrare in relazione con una manifestazione che è importantissima per l'arte contemporanea, che tutti gli anni si ripete e che è artissima. Una manifestazione internazionale che però rispetto all'arte prende in esame l'aspetto, il valore economico, e Zona Arte ha voluto portare anche in questo contesto un valore aggiunto, un qualcosa di diverso, cioè il valore immateriale, il valore di relazione, il valore comunicativo, il valore formativo dell'arte. Quindi in questa fase si è cercato appunto di aprire il contesto di Zona Arte a delle realtà diverse e mettersi in relazione con realtà diverse. E negli anni si è continuato così. Il Castello di Rivoli ha sviluppato la Summer School, che è un altro elemento importante. Si ribadisce il discorso della formazione rispetto alle figure professionali, un discorso ancora estremamente aperto, oltre a quello del riconoscimento giuridico delle figure professionali esistenti in una visione contemporanea, c'è anche proprio un discorso di formazione. Finché non ci sarà un percorso formativo in qualche modo articolato e un pochino più definito, sarà sempre tutto lasciato un po' in balia di quello che è la valutazione del singolo museo, della singola istituzione. Allora, visto che i tempi non sono lunghissimi, in conclusione appunto Zona Arte, io lascio la parola comunque alle colleghe che continueranno questo discorso, è un importante network che ha cercato e continua a portare avanti un discorso di ricerca su l'approccio, approcci diversi e sempre più articolati per favorire l'incontro del pubblico e di pubblici diversi che in alcuni casi non incontrerebbero l'arte contemporanea perché appunto esula dai loro orizzonti. Ecco, cercare di rendere comunque l'arte contemporanea fruibile a tutti, ma non in senso così ideologico eccetera, ma in senso concreto, con delle attività, delle esperienze che siano delle esperienze formative. Nello stesso tempo appunto si porta avanti una ricerca che poi si sviluppa in altri contesti. L'AMACI è un altro contesto a livello nazionale su cui ci si può confrontare sulle esperienze dei dipartimenti educazione, e in alcune occasioni ci sono stati anche dei contesti internazionali su cui discutere di questo. Quindi una ricerca aperta di un network che secondo noi ha un'importanza, un modo di lavorare che è estremamente importante e interessante a vari livelli. Thank you.
Allora, intanto grazie a tutti e grazie a Flavia, perché io credo che un quadro così preciso e strutturale anche del progetto che stiamo portando avanti da 8 anni a questa parte, sei stata bravissima, quindi abbiamo capito tutti come funziona appunto questo percorso e come è nato, quale sviluppo ha avuto nella sua progressione, nella sua struttura, eccetera. Quindi io posso, come rappresentante del PAV, Parco Arte Vivente, parlare diciamo della mia esperienza all'interno del network come appunto rappresentante di un piccolo museo, perché Flavia ci ha raccontato delle 45.000 opere di arte moderna e contemporanea della GAM, poi ci parlerà appunto anche Anna, Paola Zanini, e qui anche presidenza del Castello di Rivoli, di tutto il patrimonio che il museo contiene, o comunque lo immaginiamo, lo sappiamo. Era per fare un lavoro, farvi immaginare quali sono i componenti e come si armonizzano. La Fondazione Merz naturalmente ha anche una collezione, una storia importantissima, sia attraverso Marisa Merz, che è ancora attiva, no? Allora, il PAV che cosa fa? Il PAV non ha, ha una parte legata alla conservazione molto particolare, quindi noi non abbiamo una collezione vera e propria, se non una collezione di arte ambientale e una piccola collezione di arte contemporanea. Dunque ci poniamo in tutto questo discorso con un atteggiamento, possiamo dire, sperimentale, cioè possiamo portare la nostra esperienza, che è un'esperienza comunque particolare, e contribuire in questo modo anche all'origine dei programmi che abbiamo portato avanti. Parlavo di conservazione, quindi le opere che si trovano al Parco Arte Vivente sono soprattutto opere vegetali, opere in continua evoluzione, in trasformazione, e sono ambienti da percorrere. Naturalmente sono opere che sono state acquisite e dunque in questo momento sono conservate, poi sono esposte e vengono comunicate. Tutte queste sono le fasi, diciamo, preposte del museo, che semplificando possono essere, concisa, in tre parole, cioè la ricerca, la conservazione e la comunicazione. In tutto questo l'educazione ha un ruolo molto molto importante, come già citava Flavia attraverso la carta dell'ICOM del 1947, e cioè l'educazione è lo strumento del museo, è quello strumento che permette effettivamente di comunicare l'opera d'arte a tutti, perché non dimentichiamoci che, a parte casi particolari, ma generalmente i musei sono di tutti, cioè nella maggioranza dei casi sono strutture che conservano appunto, comunicano eccetera la cultura in forma pubblica, quindi se sono pubblici, di chi sono i musei? Evidentemente del pubblico, quindi il pubblico è l'oggetto, principale che viene considerato in tutta l'operazione dell'esposizione e così via, delle opere, ma addirittura che si può condensare. Questo fa sempre parte di dati storici, però ancora attuali, in questo piccolo passaggio, la funzione dei musei: conoscere il passato, capire il presente e programmare il futuro. Quindi capite che è un esercizio vitale questo che noi siamo in grado di proporre, oppure magari essere carenti. Allora noi, dal nostro punto di vista, singolo e plurimo, cerchiamo proprio di dare valore a questo tipo di operazione.
La funzione educativa è assolutamente paritaria alle altre funzioni del museo. Naturalmente questo sulla carta e anche sui dati effettivi che vengono rilevati, sia dal punto di vista numerico che qualitativo, che degli standard, cioè di tutte le richieste che vengono fatte a un'istituzione pubblica. Quello che rilevava anche Flavia e che ci tengo a rilevare anch'io è che appunto la professione che noi svolgiamo, quindi di responsabili, curatori, eccetera, di dipartimento educazione, è molto importante che sia assolutamente paritaria, e io direi addirittura nella sua definizione linguistica. Cioè, che cosa fa un responsabile o che svolge questo ruolo? In genere lavora in uno staff, quindi deve avere delle capacità anche di coordinamento, di gestione e di relazione soprattutto con le persone. Sviluppa dei programmi, naturalmente in staff, in team, quindi non ha una responsabilità assoluta, intendo proprio un lavoro di tutti i giorni, di cucina, insomma, di questo, di quanto sto elencando. Quindi appunto abbiamo detto una gestione, in qualche modo un coordinamento di persone, la realizzazione di programmi, prima la progettazione, poi la realizzazione, che consiste anche nell'organizzazione di mostre, nell'organizzazione di eventi, di conferenze, nel pensiero di una programmazione che sia percorso, anzi processo. A volte il lavoro ci porta anche a occuparci di esposizioni di lavori, no? Quindi a organizzare delle mostre. Il lavoro ci porta molto spesso a scrivere di quello che stiamo facendo, a elaborare concettualmente attraverso una ricerca anche di tipo scientifico, documentale, quindi è un lavoro intellettuale nel senso proprio svolto a tavolino. E poi c'è soprattutto l'aspetto relazionale, quindi l'avere in tutto questo processo è stato descritto un'attenzione alla persona, che è lo scopo principale della nostra missione, possiamo dire. Il lavorare in rete ci permette intanto di mettere a sistema le risorse, quindi l'avere invitato tutte queste persone, l'avere un sostegno economico che ci permette di avviare tutto questo processo, e poi a far capo, come dire, a tutte le conoscenze di ciascun museo nelle sue peculiarità. Quindi ecco, io mi posso fermare in questo momento, magari lascio la parola a Mario che ha una, diciamo che siamo partiti da questa diramazione di voci dell'Educational Art Contest, mentre ad esempio nel caso dell'anno precedente ci eravamo molto concentrati alla Fondazione Merz su un singolo specifico workshop che è durato tutto l'anno. Quindi vedete, ogni anno c'è questa modellazione diversa anche delle risorse, delle competenze e dello stare insieme a lavorare per conoscere. Bene, grazie a Dorietta per avermi passato la parola, grazie a tutti voi per essere qui. Faccio un attimo un passo indietro alla genesi di Zona Arte, così come ce l'ha raccontata prima Flavia, solo per precisare forse dal mio punto di vista che è bene dire che l'occasione perché nascesse Zona Arte ci è stata senz'altro offerta dalla Fondazione Arte Moderna e contemporanea CRT, perché evidentemente si trovava lei
in un passaggio di visione anche di quella che poteva essere forse la mission che una fondazione come quella ha, e quindi non più soltanto sostenere attraverso l'acquisizione la collezione della GAM, cioè la collezione della Fondazione Arte Moderna e CRT, che poi viene data in uso più forte? Ah, va bene, pensavo fosse già molto forte. Stavo dicendo che per l'appunto avrei precisato questo, perché la Fondazione CRT in realtà ha posto le condizioni, il progetto è nato da noi, io poi come dire, sono stato un po' il primo promotore, ma naturalmente senza l'apporto dei colleghi, delle colleghe, degli altri dipartimenti Zona Arte non avrebbe potuto essere, perché la sfida che ci era stata posta era quella di attivare un sistema di rete per un progetto che fosse aperto, diciamo così, sul piano della relazione tra i musei e il pubblico. Noi, per un caso fortunato, dico noi come Fondazione MERS, ci stavamo trovando nella condizione di riflettere su come aprire la fondazione, quindi non pensavamo neanche tanto ad una questione più allargata ad altre istituzioni. E poi in realtà stavamo riflettendo, ma questa non era neanche tanto una riflessione, è un dato di fatto, non lo diciamo più perché ormai forse è stato già ascoltato tante volte, però esistevano dei rapporti pregressi tra ciascuno di noi, perché bene o male, forse a parte l'esperienza di Flavia, siamo tutti transitati attraverso l'esperienza del Castello di Rivoli, del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, che ha posto anni fa le premesse, diciamo, di questo lavoro, così come anche oggi in qualche modo viene condotto. Quindi la Fondazione Arte Moderna e CRT lancia sostanzialmente la palla perché si possa creare qualche cosa, e quello che abbiamo pensato di fare in realtà è stato immediatamente, da un punto di vista lo si può considerare molto semplice, dall'altra parte molto complesso. Devo dire, la Fondazione MERS in quella circostanza si è dimostrata estremamente disponibile a facilitare il nostro operare come Dipartimento Educazione, e quindi ci è stata data un po' la possibilità di essere noi la parte che poteva rappresentare il tutto, ovvero i dipartimenti, se vogliamo chiamarli tutti quanti così, che potessero rappresentare il tutto, che sono le istituzioni museali, se vogliamo raccogliere sotto questa voce tutte le nostre diverse istituzioni, per dire che in quel momento si poteva avvertire effettivamente l'affermazione di un aspetto dell'identità dei musei che diventava, in qualche modo, veniva riconosciuta come determinante, ecco, non soltanto essenziale, ma proprio determinante per una visione futura delle istituzioni, perché sempre più si sente forse ancora adesso l'urgenza di una relazione tra quello che c'è dentro i musei e quello che c'è fuori dai musei, cioè tra il patrimonio che i musei custodiscono e le persone che a questo patrimonio in qualche modo chiedono di poter giungere. Quindi, diciamo, il principio che chiamo Zona Arte nella sua origine è sostanzialmente questo. E dicevo prima che siamo stati sostanzialmente facilitati dalla disponibilità della Fondazione MERS, perché in quella circostanza si è proprio voluto dichiarare la centralità di questo rapporto, cioè tra l'interno e l'esterno, quindi tra l'arte e il pubblico che all'arte si avvicina, facendo sì che lo spazio espositivo, cioè quello che viene in qualche modo diciamo così, un po' ipotecato dall'attività delle mostre, quindi dall'attività espositiva che è la principale che ogni museo svolge, diciamo, questo spazio dell'esibizione dell'opera invece è stato integralmente dedicato all'esibizione di quei meccanismi che mettono in relazione l'opera con il pubblico, ovvero a quegli strumenti che sono i dipartimenti educazione. Questo ha permesso di aprire sostanzialmente due vie, una più orientata a rafforzare questo rapporto col pubblico e un'altra
più autoriflessiva, ovvero di un'indagine che sentiamo sempre come necessaria per capire che cos'è questo lavoro che svolgiamo dentro i musei, per capire come questo lavoro, queste attività debbano essere considerate, con quali parole, qual è il linguaggio più adatto per poterne parlare. Sono tutti temi che negli anni sono stati trattati da Zonarte. Orietta prima stava facendo riferimento a, non l'ultima ma la penultima delle nostre edizioni, perché come ha detto giustamente lei prima, ogni anno viene assegnato, diciamo così, cioè ogni istituzione che partecipa al network assume il ruolo di coordinamento. Quindi dopo una prima edizione in fondazione, se ne è fatta in GAM, se ne sono fatte al Castello, siamo poi confluiti in Artissima, ma questo è un discorso che forse potrebbe essere Anna a raccontare meglio. È per dire che ciclicamente ci siamo passati la palla. Di nuovo un paio d'anni fa è stato il momento in cui la fondazione ha assunto questo ruolo di coordinamento. Lì abbiamo effettivamente sottolineato questi due aspetti, queste due anime del lavoro che fa Zonarte, come dicevo prima, una più attenta a produrre delle esperienze per il pubblico, una più attenta a un'autoriflessione, quindi a un ragionamento su di sé per capirsi meglio. L'abbiamo fatto in quella circostanza con l'aiuto di un artista che è Cesare Pietro Iusti e di un gruppo di giovani che sono stati coinvolti in un percorso condotto appunto in forma di collaborazione tra noi e Cesare Pietro Iusti, che ha portato ad un'attività paradossale ma per certi aspetti anche poetica e sicuramente capace di dire alcune delle cose che noi vorremmo dire. Il titolo di quel percorso, almeno della fase conclusiva che poi abbiamo portato ad Artissima, se non ricordo male, è L'opera irraggiungibile. E per l'appunto, lavorando un po' sul tema del paradosso con questi ragazzi, che è abbastanza tipico del lavoro di Cesare Pietro Iusti, siamo giunti a ipotizzare che si potessero raccontare delle opere e quindi portarne in qualche modo la presenza lì dove queste opere non erano assolutamente presenti, perché fisicamente molto lontane dallo spazio in cui ci stavamo trovando, o perché addirittura delle opere effimere come possono essere le performance, che quindi hanno una vita circoscritta ad uno spazio e ad un tempo molto, molto preciso. E questo, diciamo, è stato un po' il punto di arrivo di un percorso che poi è continuato negli anni e negli ultimi, che per l'appunto metteva in evidenza anche la volontà nostra di creare una continuità, e quindi tra noi e giovani generazioni di, non so come dire a questo punto, se educatori, curatori, questo è uno dei temi artisti interessati. Un'altra cosa, Anna fa un'altra cosa. Ad ogni modo, per dire che c'era anche molto forte il desiderio di trasferire una serie di competenze, di conoscenze, come elemento essenziale di una formazione che per l'appunto a noi sta a cuore, in modo tale che si possa stabilire per l'appunto questa continuità. Flavia all'inizio aveva fatto cenno di quelle che sono le difficoltà anche, non so se dire, di ordinamento scolastico, e per dire che manca ancora un preciso percorso di studi, di esperienze che possa determinare e costruire quel tipo di formazione complessa e articolata che è necessaria per poter essere applicata all'interno di un dipartimento educazione.
Tutte queste cose di cui parliamo ora, non molti anni fa, non c'erano, quindi è un percorso sostanzialmente abbastanza ancora ai suoi albori, per quanto del tempo sia passato, e quindi credo che sia questo anche un po' il momento in cui alcuni di questi punti vadano precisati, nel senso vadano conformati rispetto a quello che potrebbe essere un percorso che ancora è da compiere, ecco, come punti di riferimento da aver precisi per poter precisi sì, in mente per poter procedere lungo questo percorso. Mi fermerei qui. Prego, Paola, vai, faccio un po' più di cascata. Posso anche non venire? Ma sì, vieni. Una coppia di fatto. Almeno lo rendiamo evidente. Facciamoci anche così. E così. Sto più tempo con la Zanin, 25 anni, non tutto il resto della mia famiglia. Prego. Buongiorno a tutti. Sì, noi stiamo anche seguendo Anna Pironti insieme a Giovanni Ferrero, hanno costruito questi incontri di lavorare ad arte, quindi io li sto seguendo con loro e stiamo anche raccogliendo sulla riflessione di che cos'è il lavorare ad arte, lavorare per l'arte, con l'arte, che è quello che noi facciamo continuamente e costantemente. E peraltro appunto ci siamo inseriti come gruppo Zona Arte, come network, all'interno di questi che poi messi tutti insieme potrebbero anche diventare una sorta di dialogo, perché effettivamente chi ci ha preceduti e chi poi seguirà dopo di noi sono quelli che potremmo definire protagonisti dell'arte, perché l'arte l'hanno fatta, la fanno da sempre, e questo fare in realtà è un essere, però alla fine poi ci ritroviamo anche noi non soltanto a fare, ma anche ad essere, e quindi in questa coincidenza di spazio-tempo sicuramente è importante avere questa possibilità di pensare, riflettere, perché poi nel quotidiano probabilmente ciascuno di noi non solo realizza e mette del suo meglio per passare idee, concetti, contenuti. E quindi la cosa importante per noi è proprio la possibilità di continuare a dare valore a quello che facciamo, però dando a partire, dal valore che diamo a ciascuno di noi, ciascuno nel suo ruolo, ciascuno nella sua istituzione, ciascuno nel suo specifico. Un valore che per noi, è un a prescindere, che è quello dell'arte, di quello noi ci nutriamo, viviamo, quello è tutto quello di cui noi quotidianamente ci dobbiamo occupare, ma questo dovere per noi ormai è quella necessità per la quale non possiamo più fare a meno, esattamente come l'artista non può fare a meno di pensare, progettare, produrre anche l'arte. In questa relazione, alla fine, quello che vince, quello che deve assolutamente poi emergere, è la possibilità di far fare esperienza alle persone che incontrano l'arte, e per incontrare l'arte, per nostra fortuna, incontrano anche noi. Quindi noi non ci possiamo mai dimenticare che poi il nostro fine ultimo è quello di fare arrivare
quelle che sono appunto i pensieri, i progetti, le poetiche, i contenuti che dall'arte partono ma che poi diventano vita, anche perché vita sono stati e vita in qualche modo devono continuare ad essere. Quindi in questo senso forse il senso nostro, Anna giustamente dice arte naute, e poi dell'arte nauta parla ovviamente Anna, visto che è un suo pensiero, è proprio la possibilità di continuare non soltanto a formare ma ad autoformarsi, la possibilità di poter stare, di poter dire, di poter essere, che è un po' quello che poi cerca di fare anche l'artista, poter fare, poter dire, poter essere, sempre anche nella possibilità di tradurre senza tradire e di passare quelle che sono anche in parte le nostre passioni. Peraltro noi abbiamo anche una grossa fortuna occupandoci nello specifico di arte contemporanea. Questa mattina abbiamo incontrato una persona che di arte non si occupa perché è il direttore dell'ASL TO3 di Torino, e con lui abbiamo comunque parlato di curare i luoghi di cura attraverso l'arte, di poter in qualche modo introdurre contenuti ed elementi che possono aiutare le persone al di là di quelle che sono appunto le scienze mediche. Perché poi l'arte contemporanea ci dà questa possibilità. Intanto noi abbiamo dovuto ribadire che è un a prescindere per noi il fatto di avere il dovere di essere contemporanei senza dimenticarci tutto quello che abbiamo alle spalle. E un altro elemento fondamentale che non ci possiamo mai dimenticare è proprio il fatto che noi in qualche modo abbiamo delle sedi che sono sedi museali in cui le opere forse hanno maggiore spazio, maggiore rilievo e maggiore importanza, di questo noi siamo felici perché il patrimonio di cui parlava prima Flavia, tutti noi abbiamo dei patrimoni in qualche modo da far conoscere. Però è anche importante che poi tutto questo possa uscire, nella parola educare, educere, portare fuori, è abbastanza questo che alla fine per noi, nello specifico per noi anche, sia come Network Zone Art, ma come Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, ci poniamo sempre come elemento centrale. Quindi il portare fuori, perché se Maometto non va alla montagna, si sposta alla montagna, ma noi forse non siamo della montagna, siamo sassolini, però ci piace pensare che rotolando inciampiamo spesso, facciamo inciampare spesso le persone in quelle che sono appunto le nostre pratiche. E quindi sostanzialmente noi vogliamo continuare a dire che vogliamo lavorare non solo appunto ad arte, con l'arte, per l'arte, ma soprattutto ci piace continuare a dire che vogliamo continuare a lavorare con tutti. Non ci piace neanche pensare che abbiamo a che fare col pubblico, ma abbiamo a che fare con le persone, persone che sono diverse per appunto formazione, per età, per provenienza, perché sono ancora in formazione. E il fatto di avere anche la fortuna, tra le tante, di lavorare spesso e volentieri, soprattutto ultimamente, grazie a questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro, che dico cosa perché poi ciascuno la interpreta un po' a modo suo e perché ciascuno la fa sua in maniera diversa, ma dove tutti noi stiamo avendo questa possibilità. Noi pensiamo di darla a questi giovani che per accumulare ore, ma anche per interesse, ci seguono, ma dall'altra parte pensiamo che forse a questi giovani, da questi giovani noi possiamo veramente prendere anche noi delle cose, dei suggerimenti, delle possibilità anche nuove di visione e di poter anche impostare diversamente il nostro operare. Quindi speriamo che questo nostro operare, operato, che poi diventa anche il nostro lavoro, possa veramente diventare un continuo scambio e possa continuare ad essere quella pluralità che poi noi siamo, perché è importante che nel network, che il network sia, come dire, tante differenze che però stanno insieme, che hanno sicuramente degli obiettivi comuni, ma dove ciascuno nel proprio, ma anche insieme, in qualche modo lo svolge in maniera diversa. Quindi
E questa possibilità che ci diamo di darci diversità di sguardi, di prospettive e quindi di possibilità poi anche di arrivare a diverse conclusioni. Quindi probabilmente questo nostro lavoro arricchisce quotidianamente noi e noi viviamo nella speranza di arricchire quotidianamente qualcun altro. Grazie. Allora, siccome per anzianità sono la più vecchia e per fatto biografico faccio questo lavoro per colpa di quel signore che è in fondo alla sala e che era qui, che insieme alla signora in seconda fila nel 1984 hanno inaugurato il Castello di Rivoli, che era, come dire, una sorta di apertura, infatti l'hanno chiamato ouverture quella mostra, non nasceva allora il museo è venuto dopo perché si sono montati la testa, hanno voluto fare cose sempre più importanti. Si apriva uno spazio il 18 dicembre del 1984 sulla collina Morenica nel Castello di Rivoli e si apriva uno spazio per l'arte contemporanea, già che Torino, che era una città che allora veniva considerata, ed è questa una delle ragioni del perché con Giovanni abbiamo fatto lavorare ad arte, una città che veniva considerata all'onore del mondo perché era la città della Fiat, e grazie alla visionarietà e alla velleità di queste persone che hanno saputo cartografare per noi, come dice Deleuze, le contrade a venire, quelle che non c'erano, noi facciamo un lavoro che non si sa che cos'è, perché di fatto, come dire, è un lavoro che si va definendo via via mentre lo stiamo facendo. E lo stiamo facendo perché si è creata una condizione di necessità. Esattamente per la ragione per cui le persone di cui vi parlavo hanno voluto aprire uno spazio per l'arte contemporanea che non era soltanto uno spazio fisico, ma era soprattutto uno spazio mentale, era uno spazio culturale, soprattutto era un progetto politico, perché la politica in questa vicenda per fortuna c'entra molto. Quella politica buona, quella politica che vuole intervenire nella polis, che si occupa dei cittadini, che riconosce i diritti di cittadinanza, perché una delle ragioni per cui noi lavoriamo e non sappiamo come ci chiamiamo è perché noi lavoriamo a garanzia di un diritto di cittadinanza. Un diritto di cittadinanza per tutti nei luoghi della cultura, e abbiamo scoperto che facendolo insieme magari lo facciamo anche, se non meglio, con maggiore efficacia, perché magari non è detto che lo facciamo meglio. Noi siamo un piccolo nucleo di persone animate soprattutto da un rispetto reciproco e da grande amicizia. Avete visto prima il balletto, no? L'ha detto Flavia, l'ha detto... No, erano tutte carine, tutte educate. Noi siamo così, ma siamo anche molto diverse, per fortuna. C'è un rapporto molto dialettico tra di noi. Allora, che cosa è successo? È successo che a un certo punto della nostra vita, su sollecitazioni esterne, abbiamo compreso, proprio nel senso etimologico di prendere un'idea e farla agire al nostro interno, che se avessimo lavorato insieme sarebbe stato meglio. Questa è una vecchia storia, però ogni tanto ci si dimentica, ogni tanto ci si mette insieme per opportunismo, ogni tanto ci si mette insieme giusto per fare delle sigle, ogni tanto ci si mette insieme per dire più è meglio. Nel nostro caso ci siamo messi insieme, come diceva Mario, perché c'è stata una sollecitazione esterna e chiaramente anche una necessità. Qualcuno ci offriva anche un po' di denaro e abbiamo pensato che forse quell'occasione andava colta. Andava colta per le infinite ragioni di cui parlavano Orietta, Flavia, e perché ci piace fare ricerca, perché riteniamo che il nostro lavoro sia un lavoro nel quotidiano, sul campo, fatto anche di persone, di incontri, di relazioni, ma che se è un lavoro che se non viene anche agito nel senso della riflessione, della visionarietà, dello scambio, dell'incontro, non ha nessun senso. Allora, incominciamo a dire perché ci chiamiamo Zona Art. Noi ci chiamiamo Zona Art per la stessa ragione perché la compagnia di Boccacini si chiama Stalker, abbiamo deciso, anche se la pronuncia non è quella giusta, perché ancora ieri sera ci siamo detti meglio Stalker
hacker che stalker, che adesso vuol dire un'altra cosa. Però è quella storia lì, è quella storia di quel film che ha segnato una generazione, e alcuni di noi ci hanno pure rimesso un po' di cervello in quella vicenda, perché nel film di Tarkovsky, che si cerca la zona, che la zona poi è anche il luogo dove si realizzano i desideri, e il nostro desiderio è che la cultura non sia un belletto ma che sia un diritto, e che questo diritto, oltre ad essere un diritto di cittadinanza, sia anche, viva Dio, il diritto a vivere una vita più ricca, più piena, più bella, più significativa, più interessante, insomma, che sia una roba un po', come dire, più sostanziosa. Quindi anche noi cercavamo una zona, no? Non solo per realizzare i desideri, però la zona è anche una roba molto più semplice. Quando dici a un amico sei in zona, gli stai dicendo sei arrivato, sei prossimo, sei vicino. E siccome ci occupiamo di arte, e nella fattispecie ci occupiamo di arte contemporanea, il passo è stato breve. Quindi noi ci chiamiamo Zona Arte per una semplice ragione, perché vogliamo insieme raggiungere un luogo che magari è un luogo ideale, ma che può essere anche un luogo reale, e in questo luogo ci vogliamo portare il maggior numero di persone, perché per noi non è solo più un lavoro, però è un lavoro, perché per noi operare nel mondo della cultura è un lavoro, è fatto di quotidiano, è fatto di fatiche, è fatto di sofferenze. Oggi appunto Orietta, Flavia, ma anche Mario ci parlavano di professionalità non ben identificate, di carichi di lavoro importanti, di diritti ancora tutti da conquistare, di mancanza di quello che una volta si chiamava una capacità sindacale di essere forti, di essere rivendicativi. Quindi tutto questo è ancora tutto da venire, io non ce la potrò fare, sono fuori, l'anagrafe non depone a mio vantaggio, però ci posso almeno provare quantomeno a mettere delle premesse. Quindi per noi la suggestione di Giovanni di entrare in un dibattito in cui ci sono dentro le memorie di persone come Gabriele, come Adriana che è lì, che sono, quanti anni è? Non si può dire, 40? 40, che fanno questa roba della compagnia teatrale, che però sta alle Vallette, fa le Officine Caos, insomma siamo un po' fatti, tagliati un po' con l'accetta, però l'idea era anche quella. Allora, in un momento in cui la memoria non è soltanto memoria, non è soltanto una roba che si mette lì e si dice ah quanto siamo stati bravi, ma può essere anche il momento per ripensare, no? Per ridiscutere su che cosa? Ridiscutere su cose molto banali, che, come dicevo prima, che il nostro lavoro nel quotidiano è creare connessioni tra chi all'arte non arriverebbe mai, per un senso proprio di non appartenenza, e quindi noi lavoriamo a favore dell'inclusione, e quando parliamo di inclusione parliamo di fare un dizionario che traduca nella lingua dei segni i termini dell'arte contemporanea, però lo facciamo per chi è sordo e per chi non vuol sentire. Quindi scriviamo un testo facile che si legge, che serve per chi non sa che cos'è action painting, magari di capire che cos'è action painting. Ecco. Quindi il senso dell'inclusione è l'inclusione a 360 gradi, e non è soltanto la carità pelosa, no? E quindi è disabile, e quindi vi faccio un'operazione anche lì di maquillage istituzionale, no, è entrare nelle dinamiche, cercare di mettersi in relazione e cercare di tradurre quella che è una mission istituzionale, che riconosciuta o non riconosciuta di fatto è incardinata alle strutture, e che deve esprimersi nella relazione con l'arte e l'altro. E l'altro è un altro, come si dice, molteplice, è l'attività nel quotidiano che si pratica con il mondo della scuola, che sono, da un punto di vista strettamente numerico, i maggiori frequentatori dei musei, e che ovviamente entrano nel museo e non possono o non si dovrebbe semplicemente farli transitare. E allora noi cerchiamo di non farli solo transitare, ma cerchiamo di dare loro
ai piccoli e ai grandi le ragioni di uno sguardo anche stupito e di un'attività anche accattivante, perché poi si abbia voglia di andare a casa e di dire alla mamma, al papà, sono stata al PAV e ho fatto una scoperta meravigliosa di un'opera che quando mi avvicino si illumina e produce dei rumori, e poi sono stato nel laboratorio dove c'era la signora Brombin che mi ha fatto fare un bellissimo laboratorio dove ho scoperto la natura delle pietre piuttosto che dei vegetali o di qualsiasi altra cosa. Ecco, questo era tanto per fare un esempio, però questo non basterebbe. Allora, che cosa fa Zona Arte? Zona Arte, che è impegnata nella ricerca, si occupa delle persone, io potrei dire i pubblici, mi sembra una parola orribile, e quindi dico si occupa delle persone, quindi si occupa dei giovani nell'alternanza scuola-lavoro, si occupa dei piccolini e quindi ci sono tutta una serie di attività per loro, si occupa delle famiglie nel tempo libero, perché oggi andare al museo è anche una roba che bisogna farla perché fa figo, e quindi giustamente le mamme vanno al museo, vogliono il fasciatoio e noi gliel'abbiamo procurato, vogliono la sala per l'allattamento e noi gliel'abbiamo fatta, perché? Perché desiderano venire al museo con i loro piccoli, perché se si inizia da piccoli è meglio, però poi appunto bisogna rendersi conto di tutte le disabilità e bisogna rendersi conto del fatto che magari anche le persone che hanno delle difficoltà legate a tutta una serie di situazioni, no? E quindi l'anagrafe, la malattia, il disagio, e poi, come diceva prima anche Paola, lavorare vuol dire che noi ci occupiamo di chi viene al museo, ma contestualmente facciamo in modo di portare il museo dove? Come dico io, come diceva prima di me Michelangelo Pistoletto, come inciampo tra i piedi della gente. Lui lo faceva da artista con la palla di giornale, con il filo spinato, noi lo facciamo andando negli ospedali e coinvolgendo sempre i giovani, ma coinvolgendo anche i parenti dei degenti, e quando i degenti non sono proprio in difficoltà, anche con la vestaglia, col pigiama, magari vengono lì, tirano due pennellate, si fa una chiacchiera e intanto si va. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel lungo percorso che ognuno di noi sta portando avanti nel proprio museo, nella propria istituzione, con giustamente tutti i distinguo del caso, abbiamo pensato che stare insieme, ma anche collaborare, il programma di Metropolitan Art, il programma di Reaction, le serate fatte con loro nel Book Corner, anche solo per discutere, no? Ti ricordi, Adriana, quando tu sei venuta lì e hai declamato che cos'era per te stare nel museo e qual era la necessità in quel momento per tenere vivo, vitale un museo. Quindi l'idea è quella che Zona Arte sia un soggetto dinamico, che abbia delle opportunità altre e diverse rispetto a quella che è la pratica professionale nel quotidiano, che abbia più forza e anche più vigore e anche più capacità di autorappresentarsi, non solo e non tanto per noi, che comunque siamo tutte persone che nel bene e nel male, con tutte le fantasie del caso legate ai vari contratti, però siamo, come si dice, incardinate alle strutture. Noi lavoriamo anche per tutte le persone che lavorano con noi, che hanno raggiunto delle professionalità molto alte e che per qual malinteso senso, che non si sa cosa ci riserva il domani, vivono in una condizione di precariato assolutamente insostenibile. E questo purtroppo nel mondo della cultura è inaccettabile. Noi sappiamo che accade nell'università, sappiamo che fior fiori di ricercatori vivono lo stesso disagio, ma questo non ci crea agio. Semmai questo ci crea un disagio maggiore. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire questo essenzialmente, e poi mi taccio per sempre, che operare nel mondo della cultura, come ho già detto, e nello specifico nel mondo della cultura e dell'arte contemporanea, è un lavoro, il nostro lavoro. Il nostro lavoro ha a che fare con il diritto di cittadinanza, e quindi il nostro lavoro è necessario, perché è un lavoro di accoglienza, è un lavoro di accudimento, è un lavoro di rendere
semplice ma non banale la complessità della cultura contemporanea nella visione assolutamente internazionale ed eterogenea, ma il nostro lavoro è politica, perché educare è sempre un atto politico, perché corrisponde a un'idea di persona, di cittadina e di comunità. Poi fatemi fare una battuta, perché veniva bene chiudere qui, eh? Però fatemi fare una battuta. Sì, la battuta è questa, che oggi avete sentito, il dibattito è molto acceso. Io non penso di potermi accontentare di dire che faccio il curatore, perché io ho molto rispetto del lavoro curatoriale, ma ritengo che il nostro è un'altra professione. Io, come dice Paola, mi sono messa in testa che faccio l'arte nauta, perché io viaggio nell'arte e lo faccio a 360 gradi, ma sono anche disposta ad accompagnare tutti nel mio viaggio, che è un viaggio di ricerca, perché noi la zona non l'abbiamo ancora trovata, vero Boccacini? Tra un po' ci metteranno a Villa Arzilla e lì sarà divertente per tutti, e quindi è un dibattito aperto, è un dibattito aperto perché ci sono tanti elementi da mettere insieme, e quindi io ringrazio Giovanni che ci ha dato questo spazio, questo tempo, per poter incominciare a dire quali sono appunto i problemi che hanno necessità di risposta a cui io non saprei rispondere, io li posso solo porre in questo senso. Però ricordiamocela sempre questa cosa: educare è un atto politico e la politica prima o poi ci dovrà rispondere. Non ho capito quello. Posso fare una domanda? Sì, forse sì. La domanda è questa: tanti anni fa, possiamo impedirlo? Io non mi occupavo di altro, non sono mai occupato. Avevo a che fare con un signore che si chiamava Rudolf Hermann Fuchs, detto Rudy Fuchs, e lui allestiva ouverture in un museo. E allora io gli dicevo: adesso è vero, qui tu metti soltanto il titolo dell'opera, che sovente era senza titolo, sovente tanto per chiarire anche in tedesco, no? Per cui era chiarissimo, e poi sotto c'era il nome dell'autore. E gli ho detto: ma mettiamo qualche spiegazione sul sito? E lui mi ha detto: no. Allora gli ho detto: ma allora facciamo, come dire, un catalogo. E lui mi ha detto: oh, per carità, il catalogo lo facciamo quando abbiamo allestito la mostra, perché è ora di smetterla di fare la foto, se avete sentito ieri sera anche cosa diceva, delle opere in uno spazio qualunque. Il catalogo si fa con le fotografie delle opere. E allora io provavo a dire: sì, ma insomma, mettiamoci nei panni, ecco, non che parli di me, gli dicevo: ma così, in astratto, uno che arriva qui senza titolo, un nome tedesco, vede una cosa, poi non lo chiamavano nemmeno opera, si chiamava lavoro, installazione, come si fa? E lui, mi ricordo che avevo un italiano con qualche piccolo errore, diceva: te vedi, te fa nulla, te guarda. Io dicevo: no, ma cosa vuol dire? Allora lui mi spiegò una cosa molto semplice: quello doveva mettersi lì, e invece di farsi questioni complicate, che cosa significa, cominciare a descrivere che quell'opera di Zorio era una canoa tagliata a metà, appesa in un certo modo nello spazio, e io mi sono accorto che in realtà io guardavo, ma non vedevo. Cioè, quello che mi aveva detto Fuchs allora era che bisognava cominciare a imparare a vedere e non soltanto a fare. Voi, quando arriva un poverino come fossi io, facciamo allora, quello che tu stai dicendo, che cosa gli spiegate nei confronti dell'arte contemporanea? Niente. Avete teorie migliori, avete studiato tanto, che idee si possono tirare fuori? È esattamente quello che hai detto tu. Aiutiamo le persone a osservare innanzitutto. Poi non è solo quello, però se non si parte da quello è inutile partire dai massimi sistemi.
Quindi magari tu gli fai il primo, chiaramente, certo. Com'è che fai? Certamente il primo esercizio è sempre un esercizio di osservazione, e laddove l'osservazione non è mai una descrizione o una narrazione, e quindi è quello che dicevo prima. Io viaggio e accompagno, e mentre accompagno aiuto a vedere, perché guardare non è vedere. Vedere è avere la consapevolezza di comprendere, proprio nel senso etimologico, quello che sto vedendo, che non è la fantasia, la storia, eccetera. Poi tieni conto che da quando Rudy ti diceva c'è solo da vedere a oggi è cambiato anche il paradigma, è cambiato anche il paradigma concettuale, e adesso siamo di nuovo come un secolo fa in una condizione, no, di maggiore espressionismo. Se venite a vedere la mostra di Bugigian, come mi hanno detto si dice, non Bugigian come dicevamo noi, ci renderemo conto che è proprio cambiato anche il modo, no? Noi siamo, ti ricordi, no? Donald Judd, il concettualismo estremo, no? Radicale. Adesso siamo di nuovo in una condizione altra, dove entra in gioco la biografia, la narrazione, la pittura, il disegno. Adesso stiamo facendo degli esempi, ovviamente. Quindi sì, ci si mette nella condizione di essere al servizio di chi arriva e di accoglierlo come se fossimo noi, detto male, ma per capirci, i padroni di casa che favoriscono l'incontro con le opere, proprio nella logica di vieni con me, mettiti tranquillo. Per esempio con i bimbi, loro che sono bravissime, hanno tutta una serie di esercizi, proprio che è come quando ti trovi gli incantatori di serpenti, no? Io non sono più capace di fare quelle cose, ma loro riescono a trascinare frotte di bambini adoranti, silenziosi, a cui chiedono appunto di guardare, di esprimersi e di raccontare. Sono altre domande, richieste? Prego, Boccacin. Ma Boccacin, che non deve fare domanda, viene qui a darci un contributo. Vieni a dire. Invece, no, voglio fare proprio una domanda a tutti voi di Zona Arte. Inutile dire quanto apprezzi il vostro lavoro e quanto penso che sia indispensabile perché l'arte contemporanea possa avere un senso nel nostro sociale, nel nostro contemporaneo. E vedo anche qual è la vostra capacità di azione sul territorio e tramite una possibilità autonoma di agire secondo tutta una serie di presupposti molto specifici e molto anche utili alla relazione al creare relazione fra i cittadini e quello che è appunto il vostro campo di intervento. Ma vi chiedo questo: come Zona Arte vi siete dati anche come programma, come progettazione, sarebbe possibile considerare anche una riflessione su quello che potrebbe essere lo spazio ideale di un dipartimento educazione all'interno di un museo? Cioè, quali potrebbero essere le relazioni più opportune fra una direzione artistica e un dipartimento educazione rispetto agli spazi, ai tempi, alla programmazione, la condivisione delle scelte? Cioè, quanto i dipartimenti educazione possono effettivamente contribuire ad una direzione artistica che non possiamo, lo sappiamo tutti, cioè i musei più avanzati, i musei del futuro, quello che noi tutti ci possiamo immaginare, credo che siano veramente i musei che non sono solo conservazione, ma sono azione diretta nei rapporti con il pubblico, partecipazione, sviluppo di comunità, di relazione, di intesa, di scoperta, di conoscenza, bla 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 bla. E tutto questo è necessario che sia progettato in condivisione con i dipartimenti educazione, se no insomma si va avanti, ci sono delle enormi, avete fatto degli enormi passi avanti in questi anni, però
avanzare anche rispetto poi anche alla forza, riconoscere il proprio ruolo, eccetera, avanzare tramite proprio Zona Arte, che voi siete gli esperti riconosciuti dei diversi musei di Torino e dintorni, avanzare una carta, un'ipotesi, una progettualità, cioè trovare una chiave per poter proporre in qualche modo questo tema che io credo che debba essere affrontato, e voi siete fra i primi, credo, a dovervi assumere questa responsabilità. Grazie. Colleghi? Ma sì, era quello che cercavo di dire anch'io prima, insomma, perché è anche un ruolo che ci dobbiamo un pochino prendere, nel senso, hai ragione, se non noi chi, no? Nel senso che siamo forti anche nel senso di rappresentativi di istituzioni importanti. Se il progetto ce lo consente, io sarei di quell'avviso. A volte il progetto stesso, proprio perché è importante, ci lascia il tempo della ricerca e della riflessione in maniera limitata. Quindi anche noi dobbiamo imparare, noi tutti, a tenerci questo spazio per le cose che dici tu. Cioè, in quanto diciamo, consapevoli di questa responsabilità, dovremmo lasciare proprio uno spazio-tempo per portare avanti questa istanza. Per quanto riguarda il PAV, noi siamo, come ripeto, un centro sperimentale d'arte contemporanea piccolo, nonostante tutto compiamo 10 anni nel 2018, quindi un po' di storia si è fatta, ma abbiamo uno staff appunto limitato, molto piccolo, agevole, e siamo tutti insieme quando si discutono le mostre in programma, eccetera, poi ognuno ha il suo ruolo, però se io ho parola, nonostante non sia la diretta interessata all'allestimento, alla relazione diretta appunto con l'artista che vive magari a Londra o chissà dove, però ecco, in quel caso succede. La diatriba un po' con Anna, no? Su questo fatto che il curatore non le piace, io capisco, ti capisco, ma è un po' come dire il pilota, sì, non ci piace pilota, però se è pilota è pilota e non è, che ne so, altro, no? Allora a me non interessa chiamarmi in qualunque modo, l'importante è che il mio ruolo sia riconosciuto, ed è per questo che io il ruolo me lo sono preso personalmente, pensando di fare qualcosa di buono, ma non per ambizione sfrenata, proprio per senso di giustizia, come dire, all'interno di uno staff, giustizia, chiamiamola equità, chiamiamola in qualunque modo, però per me era importante, e quindi siccome nessuno si opponeva, anzi, cioè, è stato accolto ovviamente come una cosa naturale, all'interno del PAP ci sono dei curatori, io sono uno di questi, adesso non voglio farvi annoiarvi con la mia storia, però ecco, questo secondo me è un piccolo passo, forse noi appunto come insieme, come network, come persone che si incontrano per progettare, eccetera, dovremmo dedicare un pochino più di tempo in più. Capisco.